Rassegna stampa locale di lunedì 29 ottobre, in prima pagina sulla Gazzetta di Brindisi. Spaccio droga preso 17enne, incensurato e insospettabile nella rete dei carabinieri. Un 17enne aveva appena ceduto 3 grammi di erba ad un coetaneo, ma a casa sua i carabinieri hanno trovato altri 383 grammi della stessa sostanza. Il giovane è finito in manette. Degrado e furti, la gente chiede più attenzione per il cimitero San Pancrazio Salentino, loculi imbrattati di guano di Colombi. Scarsa igiene, scale molto pericolose, in più furti denunciati in più occasioni dai visitatori, tante le proteste. Basket sull'Enel Basket Tsunami Reyer, la squadra di Buchi ha subito lo strapotere dei 12 uomini di Mazzon. Sono già 4 le sconfitte dei biancazzurri, ma quest'ultimo match ha sollevato molte perplessità. Calcio, il Brindisi torna a vincere 2-1 a Trani, una vittoria strappata con i denti, soprattutto negli ultimi minuti, quando in superiorità numerica il Città di Brindisi ha tenuto aperto il risultato finale, sciupando 2 occasioni e rischiando di subire il gol del pareggio in altrettanti episodi. All'interno, attentato, distrutto una villetta. Nel mirino, l'abitazione di proprietà di un agricoltore di San Pancrazio. Prima ci sarebbe stata una fuga di gas, poi l'esplosione poco dopo la mezzanotte. È il secondo attentato che viene compiuto in pochi giorni, sempre con le stesse modalità. In prima pagina sul Nuovo Quotidiano di Puglia, biancazzurri più fortis, la vittoria è dell'orgoglio. Reazione d'orgoglio, il derby giocato a Trani va ai biancazzurri. Vicentin per la Fortis nel primo tempo, Hassan Mbup e Diego Albano per il Brindisi nel secondo. Pranzo indigesto, Venezia disumana e per l'Enel secondo KO in casa. Basket, arriva la seconda sconfitta casalinga per l'Enel Brindisi che nelle prime 5 gare di campionato ha vinto solo contro Cremona. Venezia ha approfittato di un Brindisi che non è riuscito a mettere in campo nella stessa grinta, quantomeno la stessa intensità. Morte annunciata e riuscita. La morte è arrivata dopo le 12 ore di agonia. Sabato sera si è dato fuoco in casa provocandosi ustioni gravissime su tutto il corpo. Daniele Brigida, 27 anni, di Brindisi. Non ce l'ha fatta. Ha perso la vita ieri mattina al Perrino, nel reparto rianimazione dove si trovava dalle 22 di sabato. Droga in casa, arrestato 17enne, solo 17 anni, nessun precedente penale da ieri e agli arresti per spaccio di sostanze stupefacenti. I carabinieri lo hanno preso mentre spacciava. A casa poi sono stati trovati 383 grammi di roba. Ora è nel centro per minori di Monteroni. Cade con lo skateboard, grave un ragazzino. Un incidente in strada si è verificato ieri mattina nel centro di Mesagne, dove un ragazzino con uno skateboard è caduto e ha sbattuto la testa sull'asfalto. Le sue condizioni sono apparse subito di una certa gravità ed alcuni passanti hanno lanciato l'allarme.